Ciao a tutti, bentornati sul canale di Framole Sanco. In realtà non è il settimo video, cioè faremo oggi la settima scheda del gruppo E, ma ho fatto altri due video prima di questi. Quindi il nono video dove facciamo le patenti, quiz delle patenti. Niente, probabilmente sono abbastanza stanco, sono abbastanza rincoglionito perché mi stanca parlare veloce e pensare a questi esami. È veramente stancante, quindi penso che sarà l'ultimo che farò, almeno per oggi. Domani ho l'esame e dopo l'esame non so se ne farò altri, non credo sinceramente, non avrebbe tanto senso, però. Vabbè, a parte, c'è la serie del boss delle patenti, li farò in quella serie lì, però seriamente non penso che li rifarò. Andiamo a fare l'esame. 7. Va bene, detto questo. L'isola di traffico viene evidenziata mediante zebrature di colore bianco. Sì. Il segnale raffigurato impone di dare la precedenza ai veicoli della polizia penitenziaria in uscita dalle carceri. No, indica passaggio a livello con barriere o semibarriere. In autostrada si può sorpassare indifferentemente a destra e a sinistra. Il No. segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato alla circolazione mista di pedoni e di ciclisti. Il segnale raffigurato si trova all'incrocio con una strada con diritto di precedenza. Sì. La corsia di accelerazione facilita l'ingresso dei veicoli in autostrada o su strade extraurbane principali. Le luci in figura sono integrate da un dispositivo di segnalazione acustica. Il Sì. segnale raffigurato indica che non è possibile svoltare a sinistra al primo incrocio. Sì. Aspettate un attimo, torno fra poco. Scusate l'attesa. Nel caso in cui il veicolo venga rubato in uno stato estero, per poter attivare l'assicurazione bisogna ripetere la denuncia nello stato italiano. Io ne so. Sarà vero. Il segnale raffigurato indica la fine del doppio senso di circolazione. No. Il limite massimo di velocità sulle autostrade è di 70 km/h per autovettura che traina un caravan. Non mi ricordo, mi sa 80 in autostrada, no? 70-80 in autostrada. Lo spazio totale di arresto aumenta se diminuisce la velocità. No, diminuisce. Il segnale raffigurato preannuncia, in caso di forte vento laterale, un pericolo che è minore per i veicoli con carichi voluminosi sopra il tetto. No, contrario. Il segnale raffigurato preannuncia un attraversamento pedonale. No. Il sorpasso è vietato quando sulla carreggiata è tracciata la linea tratteggiata di mezzeria. No, quando è continua. Prima di iniziare a guidare un autoveicolo è opportuno regolare il sedile e il poggiatesta secondo la propria statura. Percorrendo Sì. un lungo tunnel o traforo, in caso di incendio, bisogna abbandonare velocemente il veicolo seguendo la segnaletica che porta alle vie di fuga o ai luoghi sicuri protetti da porte tagliafuoco. Sì. I semafori in figura regolano l'attraversamento di un passaggio a livello. No. L'airbag si gonfia automaticamente grazie al comando di un sensore. Il segnale raffigurato è posto nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario a livello senza barriere.
fammi vedere un attimo questo. Sì, un sensore, sì. Quando in un giorno di pioggia si deve transitare su rotaie del tram o su tombini presenti sulla carreggiata stradale a bordo di un veicolo a due ruote, occorre accelerare decisamente prima di transitarvi sopra. Per No, tutto buchi per te, ma la menti l'ho fatto, sì. diminuire il dolore delle ustioni si deve, se possibile, fare uso di acqua fredda. Il rispetto delle norme di circolazione è importante per gli utenti deboli, ma non per i conducenti degli autoveicoli. Non picchiare. Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture. Falso. In caso di foratura di un pneumatico, lo sterzo tira nella direzione opposta a quella della ruota forata. Se si buca la ruota a destra, il veicolo sarà un po' torto così e ovviamente girerà verso la ruota bucata, non la parte opposta. Il segnale raffigurato è un segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza. Sì. L'autovettura non può avere più di 9 posti, compreso il conducente. Vero. Una frenatura poco efficiente o squilibrata può essere causata dalla presenza di freni a disco sull'asse posteriore. No, è normale, cioè è normale. Stop, ci siamo. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del viale pedonale. Sì. Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve valutare bene la situazione per proteggere gli infortunati da altri pericoli. Signori, aspetta, mi fa una cosa, mi fa una battuta. No, ma perché è così strano questo? Aspetta, faccio una cosa al volo. Ladies and gentlemen, we got it. I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of Ladies and mind. gentlemen, When love's we so got hard it. to find. Questa lì su. Bene ragazzi, spero che non mi diano il copyright per questa cosa qua. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ci vediamo domani con un prossimo video. E chissà se ci rivedremo mai con altri video sui quiz delle patente. Non lo so. Ciao a tutti.